beati voi che lo guardate e che ammirate tutto questo. Noi che lo facciamo è meno emozionante, ma per guardate, questo è un programma, guardate che programma, infatti lo dico sempre. E allora, visto che programma di qua, che programma di là, iniziamo con una canzone. Che canzone, guardate una canzone, tanto la canta, la cantano, certo, mi dicono, comunque, ecco qua, non fa niente, grazie. Mi dicevo, chi canta questa canzone sono, adesso vi dico anche i nomi, le smorfiose di Ilaria e Antonella, che sempre più smorfiose, sempre peggio, fate qualche smorfiosa, sempre più magre, sempre più tutto, però cantano una bellissima canzone, sì, il molto. Suono del silenzio, si intitola The Sound of Silence. Talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds when I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestones, near the head of a Bay Street lamp, I turned my collar to the cold and damp, where my eyes were stared by the flash of a neon light, and sweep the night, and touch the sun. Chi non guarda non può mai andare avanti, perché io continuo ogni giorno, sempre meglio. Poi qua con il mio registro, ragazzi, di gran classe, non un registro economico, pensate, date i soldi, Poi, insomma, non è un registro volgare, è proprio un registro bello, proprio di classe, di gran classe. E io direi subito di iniziare a chiamare le quattro ragazze. Oggi facciamo tre tipi di mosse, quindi chiamo ogni gruppo, il primo gruppo, il secondo gruppo, il terzo gruppo, e poi tutte e tre insieme, pronte? Allora, viene qua da me, albanese Loredana, c'è? Vieni. Poi viene Befi Maria Grazia,
C'è Beffi Maria Grazia? Sì. Poi viene Cianfarani Valentina. Bene, bene. Poi viene Citarella Romina. Questo è il primo gruppo. Bene. Vediamo cosa sanno fare. Dalle facce promettono poco, però si può partire con la musica. Vai, vai. Questo è il primo passo. Su, su ragazzi, anche voi a casa, soprattutto i bambini di Brescia, quelli sbagliano sempre, guarda un disastro. Iniziamo con il primo. Allora, le braccia in alto. Oggi facciamo gli esercizi per le braccia. Dovete diventare forti, ragazze. Allora, il primo è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi pronto e contro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai. 1, 2, 3, 4, giù, su, giù, ancora. 1, 2, 3, 4, e giù, su, e ancora. 1, 2, 3, 4, giù, e vai. 1, 2, 3, 4, giù, su, bene ragazze. Ora da sole. Io passo tra voi, voi lo fate da sole, controllo perché logicamente devo venire da voi a vedere cosa fate. Vai e 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7 ancora. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, su, belle tese le braccia, non mettete le spalle in alto, 6, 7, vai, 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, ok, cambio passo, voi potete andare da questa parte, brave, continuate a farlo sempre. Vengono le altre, chiamiamo l'altro gruppo. Bene, chiamiamo Alessia. Poi chiamiamo, e chi chiamiamo? Maria Teresa Mattei. Poi chiamiamo, chiamiamo Gu, vai. E poi... Poi chiamiamo Aranci Cristina, bene. Veloci ragazze, dovete scattare. Siete pronte? Vai. Questo è l'altro passo ragazze, Lo faccio prima io. 7, 8, 1, 2, 3 e qua, 5, 6, 7, vai. 1, 2, 3 e qua, 5, 6, 7, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Controlli, ma questo lo faccio, Le braccia in alto, vai, tu, forte, con potenza, Bene, i bambini a casa, soprattutto le mamme, non tralasciate questi movimenti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bene, cambiamo passo, potete andare là, unitevi a loro, continuate. Chiamiamo altre quattro ragazze, bene, Letizia Bucueles, Eleonora Cecere, poi chiamiamo, chi chiamiamo? Vieni tu Sara e vieni tu, vieni. Ok, sono quattro, pronte, dobbiamo essere veloci. Io in mezzo. E questo è l'altro passo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Pausa e 1. Pausa e 1. Pausa e 1. Pausa e 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 di nuovo. Ancora l'ultima volta.
che programma, sempre una cosa diversa, tutti i giochi. E poi che gioco questo del playback, ne vogliamo parlare ragazze? Ma chi ce l'ha queste idee così? Beh, devo dire che questo è un gioco veramente pazzesco, eh? E allora anche oggi noi abbiamo due gruppi, uno di ragazze nuove, giovani, fresche, che finora hanno sempre vinto, e uno di ragazze vecchie invece, cadenti, che lasciano un po' a desiderare. Sono scarse di riflessi proprio, però vabbè, lo stesso. Comunque, vediamo oggi anche tutti i loro nomi, li ho imparati, adesso li saprete anche voi. Vediamo prima le ragazze nuove, direi, no? Sì, vediamo le ragazze nuove. Oggi sono Manuela, poi guardate, Laura, magia, Romy e Stefania, e ancora Evelyn, e poi Joanna. Immaginatevi questa gara che può essere, bene. Poi ci sono anche le ragazze vecchie, volendo, se proprio le volete vedere, guardiamole. Allora, Arianna, Angela, Maria Teresa, Carlotta, e anche Romina, e poi vediamo Sofia. Bene, devo dire che oggi sarà una lotta, ragazzi, quindi fate attenzione, io farò molta attenzione. Anche le canzoni poi sono tutte più difficili, sono molto più difficili di quelle passate. Allora, quella delle ragazze nuove, no? Dicevo nuove. What a Feeling, quella lì da Flashdance, no? Sapete, bella canzone, bella scelta. E poi quella delle ragazze vecchie è una canzone di Mina. Ancora. Oppure ancora, non lo so, insomma, ancora non ho capito bene. Devo riuscire a scoprire. Vediamo, allora, iniziano le ragazze nuove, se non sbaglio. Voi vecchie potete andare anche a riposarvi, tranquille, rilassatevi pure. Inizia. Ah, aspettate, importantissimo, la coppa, guardate che coppa, mamma mia, guardate. Per non parlare della coppara, poi, se vogliamo proprio parlarne. Parliamone della coppara Adriana, bella, guarda come la porta un po' così, devo andare a dare qualche consiglio. Comunque, delle ragazze nuove inizia Manuela, sei pronta? Hai studiato? Bene, allora ti lascio sola. Grazie. Sei pronta? What a Feeling, vai! But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your
caramella al lampone e la gomma, cosa hai mangiato? Un lecca-lecca al lampone? Prima di cantare? Ma no, roba da pazzi, scusate, ma quando? Saranno 2 ore fa. 2 ore? A che ora l'hai mangiato? T'ha avvelenato? Mamma mia, era avvelenato, attenta, non li mangiare più, fai il favore, va bene? Ma in infermeria comunque non si sa mai, eh? Tutta la lingua rosa, vabbè, loro sono così, sono giovani, non si rendono conto. Vabbè, comunque hanno fatto 9 errori, se non sbaglio, le ragazze nuove oggi, eh? Quanti errori sono? Non mi ricordo, 9 appunto, 9 errori. Vabbè, sono giovani. Comunque, vediamo le nostre vecchiarelle, loro grande esperienza. Vediamo chi inizia. Arianna, mentre le ragazze nuove, grazie, sono tutte nuove, quindi questo è il segreto. Comunque, Arianna, tu non ti preoccupare. Fai il tuo playback tranquilla, tanto speriamo ci sono io là, va bene, speriamo di vincere, chi lo sa, magari può essere, cosa cantate voi, ancora, bene, brave, vai! Vuoi andare, ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì, ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no, tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì, se poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo, ancora le tue braccia, ancora di abbracciarmi.
segnato due errori a Maria Teresa e non era vero, era un errore del computer, quindi non era vero, quindi proprio, allora, 0-0, completamente nessun errore, quelle vecchie, per 9-0 vincono le vecchie! Hanno vinto le vecchie, guarda quelle nuove però, eh! È giusto così stavolta, ragazze nuove, ammettetelo, scusate! Avevano naturalmente la canzone più facile, ma ieri, ce lo ricordiamo, ieri l'avevate voi la canzone più facile! Su ragazze, su, mamma mia come sono! Vabbè, comunque, prendiamo ora la coppa che hanno vinto le ragazze vecchie, me la faccio portare dalla coppara di oggi, vieni! Ecco qui, oh, la coppa, brava, come la porti tu, non la porta nessuno, brava. Ora la consegno a Sofia, la vecchia del gruppo, la vecchia più delle vecchie. Brava, brava, ve la siete meritata oggi, avete studiato bene, molto bene, 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 tanto per dirne una, indovinate che gioco è questo? Il gioco della verità! Brave, brave, loro lo sanno, che gioco questo della verità, che gioco, voi dovete indovinare se chi, cioè, voglio dire, chi dice la verità e chi dice le bugie, è semplicissimo, basta capire, pensate, questo gioco l'abbiamo inventato noi, però è stato comprato dall'America, quindi per 60 milioni di dollari, capite, 60 milioni di dollari, ci hanno fatto uno sconto così, perché noi, insomma, ci hanno dato 200.000 lire, però ci hanno dato con un grosso sconto, quello che abbiamo fatto, 200.000 lire, niente di che. Però, allora, chi è in linea, voglio sapere? Ciao Ambra. Ah, ci sei, dicevo, qualcuno già in linea. Sì. Come sei tu? Allora, sono alto 1,70 m, ho 15 anni, sono nato lo stesso giorno che è nato Eleonora, e il 10-10-78. Oh mamma mia, ma... E come ti chiami? Filippo. Filippo, Filippo, sì. Di dove sei? Di Taglio di Po. Cioè dov'è, di preciso? È un paese in provincia di Rovigo. Ah, sì, di Rovigo. Senti, e io come sono secondo te? Ah, per me tu sei davvero pazzesca e bravissima da quando canti le canzoni del disco. Bene, non avevo dubbi su questo, però ogni tanto fa bene che uno si rinfresca la memoria. Pazzesca, infatti. Io mi guardo allo specchio, no? E dico sempre, Ambra, sei pazzesca! Ed è vero. E lo faccio, sì. Delle volte anche con l'accento del nord, perché mi piace, Ambra, sei pazzesca, mi dico, non sai com'è bello. Ed è molto vero. Sì, è vero, Bene, bene. Tu te lo dici mai, sei pazzesco, Filippo? Pazzesco? No, sì, però tu sei meglio. No, lo so, vabbè, questo, vabbè, insomma, si sa, certo, però no, dicevo, se tu magari guardandoti allo specchio dici mai, Filippo, sei qualche pazzesco. Qualche volta. Qualche volta. Qualche volta, la mattina o il pomeriggio, perché è importante. La mattina, vabbè, insomma, già qualcosa. Allora, volevo farti complimenti per il tuo disco. Grazie, bravo. E per le tue canzoni. Mi fa molto piacere, mi hai colpita proprio. Dopo, allora, ti canterò una canzone molto speciale, quella dal titolo, cioè che dal titolo al disco, cioè T'appartengo, però in versione discoteca. Bella. Sarà una cosa pazzesca, bella. Posso chiederti un'altra cosa? Come, scusa? Posso chiederti un'altra cosa? Sì, breve, però puoi chiedermela. Sì, volevo sapere quando uscirà questo tuo bellissimo disco. Quando uscirà? Sì. Verso metà ottobre, guarda. Puoi provare, forse si trova, non lo so. Vicino, ma nei negozi dici, è uscito il disco di Ambra? E senti un po' cosa ti dicono. Può darsi, non lo so. Però io sto perché si esaurisce subito, capito? Se è già un disco esaurito dalla nascita. Con l'esaurimento nervoso, dicevo, ecco perché esaurito. Bene, allora vediamo un po' le ragazze, te le presento e poi loro ti racconteranno le loro storie, vere, false, chissà. La prima è una donna di grande esperienza, infatti la vedete, Alessia, ciao. Alessia, eccola qua.
Allora, lei si vede che è una gran bugiarda, lei le racconta ormai da anni bugie su bugie. Non sai che bugiarda, che bugiardaccia. Ah. Vero Alessia che sei bugiarda? Sì. Sì, appunto, è bugiarda. Brava Alessia che dice la verità, lei è buona. E allora vediamo anche... scusa, non ne parliamo di Marzia. Marzia la bugiarda, nata per dire le bugie, è una macchina da bugie lei, cioè la macchina della verità e la macchina delle bugie. E Marzia è questa, dillo Marzia, di la verità, anzi non la sai dire. No, per me invece lei è brava. Ah, per te lei non è bugiarda? Sì, mi sembra insomma, sincera. Ognuno pensa quello che vuole poi in fondo, Va bene Filippo? Va tu bene. Pensi che non sia bugiarda? Vediamo. Invece. E che ne pensi allora di Simona? Non parliamo di questa, Non Ciao. Ne parliamo, Ciao. Per cortesia. Non mi venire a dire che lei è sincera, perché guarda... No, io non dico bugie. Io non dico bugie. No, no, lei non le dice le bugie, ma dicono tutte così, Nessuno dice, sì, è vero, io dico le bugie. Perciò, Filippo, ti sei reso conto da solo con chi hai a che fare, Sì. Poi lo sai che le ragazze vi manovrano, vi dicono quello che vogliono. Quindi, Filippo, devi stare molto attento. Sei pronto con la prima storia? Va bene. Sì, vai, sì. Alessia, forza. Dovete sapere che da qualche tempo nella mia classe... All'ora di ricreazione, quando vado per aprire la cartella e prendere la mia merendina, non la trovo più, me l'avevano rubata. Io ne ero furiosa di tutto, perché avevo fame e per fermare i miei grampi allo stomaco, andavo per banco e banco a chiedere qualche cosina. Mi dà un pezzettino di pizza, mi dà un pezzettino di pizza, va bene. Allora, che cosa faccio? Ogni giorno la stessa storia. Pensate, poi il ladro era così furbo, perché io ogni momento tenevo sott'occhio da... la merendina, ma un attimo che mi giravo la merendina era scomparsa. Allora che faccio? Un giorno compro dell'inchiostro, nell'inchiostro viola, che con una siringa lo metto dentro la merendina, in modo che quando il ladro va a mangiare la merendina tutto il linguone in rosa, no? Allora lo metto dentro la merendina. Vado a scuola, aspetto che il ladro ruba la merendina e quando finita la ricreazione vado per tutta la classe a vedere che tutte le lingue, tutta quella lingua. E che indovinate un po' chi era il ladro? Erano Marco e Paolo. Da quel giorno li ho costretti ogni giorno a portarmi una merendina per uno. Infatti, guardate, sto anche ingrassando. Però non male Alessia, Guarda, ingrassando non lo so quanto, perché insomma ti vedi da sola, però Filippo lei ha fantasia, capito? Le inventa così. Che come ti è sembrata però? Un po'. Insomma. Filippo com'è? Per me ma non è tanto sincera per me. Non è tanto sincera per te, non è che sbagli tanto, però andiamo avanti, va bene Filippo? Sì, sentimo sì. Marzia. Sentimo, okay. Vai Marzia. Allora, un giorno sono andata in discoteca con una mia amica, Elena, e ho conosciuto un ragazzo pazzesco, stupendo, alto 1,80 m, capelli neri, occhi verde acqua, un sorriso smagliante. Insomma, scusate se ve lo dico, ma era proprio buono, insomma. Insomma, grazie. Insomma... Ho investigato e ho saputo che non era fidanzato con nessuna e quindi potevo... E ho scoperto anche che la mia amica Elena lo conosceva abbastanza bene. Allora gli ho chiesto se potevamo organizzare una sera di uscire insieme con... Insomma, niente, mi sono picciata, vabbè. E poi... Vabbè, vai Marzia, con calma. Vai. Allora. Perché ormai l'ha detta quella cosa lì, sapete? Quando ha detto quanto sei... è scappato, ma non fa niente, Marzia. No, no, non fa niente. Lo diciamo sempre noi, è vero, ragazzi? Chi è che non dice al ragazzo quanto sei... non lo dico io perché... Vabbè, continuo. Vabbè, Marzia, vai, continua. Ah. Ormai è andata. Su, eh sì, su. Ormai è andata. E insomma, la sera dovevo prepararmi e sono andata dal truccatore di mia madre, Jean-Pierre. Insomma, sono uscita dalla seduta, che era un mascherone di Viareggio, insomma, ma non me ne rendevo conto. C'avevo tutto il fondotinta scuro, il rimmel, il rossetto e il rosso fuoco, insomma, un disastro. Insomma, niente, non ci riesco. Insomma, niente. Insomma, andiamo all'appuntamento, siamo andati al cinema. E lui, insomma, era abbastanza gentile con me, ma un po' freddo. Quando ci siamo salutati, la mia amica Elena mi ha confidato che lui era, cioè,
ha detto che ero carina, però un po' troppo truccata per i suoi gusti. E infatti chi è che ti guarda? Marta, ma che Peppi! No, avanti, dai, tutto bene, dai, su, insomma, niente, vicino, la prossima, insomma, ti sto vicino? Vai, Marta. Dammi la manina. Insomma, la volta dopo che siamo usciti insieme, io ero senza un filo di trucco. E adesso, inutile dirvi che sono felicemente fidanzata con Massimiliano. Ecco! Tutte queste storie, brava, ecco, finito, passato tutto, Marta, adesso metti una pietra sopra e ti è scappata quella cosa lì, ma non è grave, non è una parolaccia, non è niente di grave, adesso ride, le crisi isteriche di Marta sono così, prima piange, poi ride, comunque, cara, andiamo avanti, sentiamo la storia di Simona, mentre io continuo a consolare Marta, vai Simona. Ogni anno all'inizio della scuola ho sempre un chiodo fisso qui in testa, la matematica. È una materia che non reggo, che non sopporto. E quindi ogni volta che vado a vedere i quadri a fine anno ottengo sempre lo stesso risultato, rimandata. Quest'anno ho detto basta, non voglio più essere rimandata. Ho detto copio, faccio la furba e vengo promossa. E quindi ho chiesto aiuto alla mia amica Daniela, che è un genio della matematica, sempre tutti 8, non capisco come faccia a prenderli. E quindi le ho pregato di passarmi il suo compito di matematica e lei dopo vani tentativi ha accettato, ha detto sì, va bene. La scorsa settimana abbiamo avuto un compito in classe di matematica e a 10 minuti dalla fine dell'ora Daniela mi ha passato il compito. Io tutta allegra mi sono messa a copiare in fretta il mio compito di matematica, ma con una delle mie manie ho rovinato tutto. Infatti io scrivo con la penna stilografica e accanto a me avevo il tubetto con l'inchiostro. Sarà stata la fretta o la distrazione, ma ho urtato il tubetto dell'inchiostro e tutto l'inchiostro appunto si è rovesciato sul compito mio e quello di Daniela. Infine Daniela è riuscita a consegnare il suo compito, io no, perché no. Insomma, infine Daniela è riuscita a consegnare il suo compito perché si era mantenuta la brutta copia. Io, come al solito, dovrò ristudiare sui miei libri di matematica tutta l'estate. Ah, è finito Simona, sì? brava, bene. Filippo, sì. Ti sei anche un po' confuso, devo dire, vero? È vero. Non è facile. Tutta colpa di Marzia, ma no, non è vero! No. Allora Filippo, io te le faccio rivedere da capo, così ti rendi conto meglio. Allora, ti ricordo la storia di Alessia con la cosa lì, tutta quella storia della merenda, della lingua, insomma, cose pazzesche, però vabbè, Alessia le racconta così, le bugie. Poi vediamo Marzia, vabbè, non te la ricordo nemmeno perché te la ricorderai già da solo. Poi c'è quella di Simona, che era l'ultima, l'hai appena sentita, quindi è inutile stare a ricordartela a fare. Sì. Allora Filippo, dimmi, quale secondo te è il premio, lo sai, no? Ecco, il premio pazzesco! Guarda, bellissimo. Con questa maglietta porta veramente fortuna, poi lo sai, no? Ti succedono cose straordinarie. Quindi secondo te chi è la bugiarda? Per me è Marzia. Per te è Marzia. E cosa hai capito che è Marzia? Perché insomma... Vediamo. Ha riso. Ah, per quello. Vabbè, vediamo. Però delle volte sai, vabbè, vediamo. Già, sincera, chi sta, vediamo. Bravo! Hai vinto! Beh. Filippo ha vinto! Bravo, Filippo! Un bel applauso. Grazie. Hai capito che Marzia diceva le bugie. Che insomma, come poteva essere bugiarda quella Alessia, così. O Simona, oppure Simona con le sue treccioline. Hai capito proprio bene. Che l'unica, la piaga era Marzia, Quindi, bravo, la perfida Marzia ti ha fatto vincere la maglietta. Dimmi pure, caro. Grazie. Prego. Ecco, allora, Ambra. Ecco il tuo regalo, guardatelo bene, bello, Allora, dimmi pure. Un'ultima cosa. Dimmi. Allora, intanto volevo salutare Pamela e dirgli che è una bravissima coreografa. Bene. Poi? E poi volevo farti in bocca al lupo per ancora una volta per il tuo CD. Ti appartengo. Ah, per me? Ah,
il disco, dicevi. Ah, grazie, 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 grazie. Molto gentile. Ciao Filippo, ciao. Ti manderò la maglietta autografata, va bene? Grazie. Ecco, oh, grazie, prego. Ciao, 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 ciao Filippo, ciao, ciao. E ora, guardate, 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 guardate. Voi, come vi dicevo prima, come ho detto a Filippo di Rovigo, che ti ricordo, non credere, lo dico anche a voi che oggi ricanterò, vi canterò, anzi, perché per la prima volta, una versione speciale di T'appartengo, una versione dance, diciamo, insomma, da discoteca. E insomma, sentite un po', insomma, poi fatemi sapere. T'appartengo ed io ci tengo, e se prometti poi non tengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi non tieni. Io mi ero persa nella nebbia, tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più, e adesso che siamo tornati insieme ti dico t'amo e tu non me lo dici mai. E adesso giura, adesso giura, adesso giuro che non hai paura, che sia una fregatura dirmi amore mio, perché un amore col silenziatore ti spara al cuore e pum, tu sei caduto giù. Io mi ero persa nella nebbia, tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più, e adesso che siamo tornati insieme ti dico t'amo e tu non me lo dici mai. E adesso giura, giura, adesso giura, giura, adesso giura che non hai paura, che sia una fregatura dirmi amore mio, perché un amore col silenziatore ti spara al cuore e pum, tu sei caduto giù. Se mi dio ci tengo, se prometto poi non tengo, ma per te mi dio ci tengo, se prometto poi non tengo, ma per te mi dio ci tengo, se prometto poi non tengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti poi non tieni, prometto, prometto.
adesso giura, giura. Facciamo una crisi, la mandiamo via, perché i problemi tuoi sono i problemi miei. E adesso giura, giura. Adesso giura, giura. Bisogna dirci tutto fra di noi, e a tutti gli altri poi non li diremo mai. E adesso giura, giura. Adesso giura, giura. Adesso giura sopra il mio diario, dove c'è la tua foto che è dedicata a me, che ho consumato con i baci e i pianti, che io per colpa tua non piangerò mai più. Appartengo io ci tengo, se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti poi mantieni. Appartengo io ci tengo, se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti poi mantieni. Ormai l'ho detto, però vabbè, lo stesso. Guardate, Antonella e Ilaria, oppure Ilaria e Antonella. Turn on the
Devo dire molto nuova, che potrebbe essere scritta adesso, volendo, potrebbe essere stata scritta proprio ora, in questi giorni, e la canta Roberta, una delle nostre vecchie ragazze, Roberta Modigliani. Modigliani. E la canzone è una canzone un po' particolare, un po' che particolare. Si intitola Tabù. Tabù. Tabù, me l'ho detto io, no? Tabù. Tragedy, come avrete sicuramente capito, è il titolo della canzone che tra poco ascolterete. E chi, mi chiedo, chi poteva cantare questa canzone, se non... Thank you.
Tragedia di Non è la Rai. Ciao! Ciao!